Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanzani, una mappa dell'efficienza delle cure, è il programma regionale di valutazione degli esiti degli interventi sanitari del Lazio. La sanità del Lazio a portata di click. Il programma regionale di valutazione degli esiti degli interventi sanitari 2013 è online, con i dati relativi al periodo 2007-2012 sulla qualità delle cure con i dati di efficienza, i risultati degli interventi, i tassi di successo ma anche di mortalità delle cure. È un quadro che in parte conoscevamo di convivenza tra strutture di eccellenza e invece sacche di inefficienza e addirittura di rischi per la salute dei cittadini. Quindi noi non vogliamo stilare la pagella dei buoni e dei cattivi, dei bravi o dei non bravi, ma finalmente partire da dei dati oggettivi di quello che è oggi l'offerta della sanità nel Lazio per uscire dal tunnel, non rinunciare al sogno di dare a questa regione una sanità giusta, equa e che va incontro a quel principio costituzionale che riconosce, anzi indica nell'universalità dei diritti alle prestazioni uno dei principi costituzionali. Oggi partiamo dalla grande novità della rivoluzione della trasparenza. Gli esiti saranno accessibili a tutti i cittadini e saranno soprattutto la base tecnico-scientifica per cominciare a trasformare la sanità nel Lazio, che si fonderà certo sulle strutture ospedaliere e il loro efficientamento, ma soprattutto sulla costruzione prima e dopo della struttura ospedaliera di quella nuova sanità di cui abbiamo tanto parlato. Noi vorremmo chiudere la fase storica della demolizione del sistema sanitario regionale e aprire la fase storica della sua trasformazione per andare incontro alle domande dei cittadini. All'evento rappresenta anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ha parlato delle criticità del sistema sanitario e del patto della salute. Il problema vero è la governance, è la gestione, quindi la sfida vera che affronteremo insieme alle regioni nel nuovo patto per la salute è proprio quella di un potenziamento della governance, di una maggiore forza indirizzata anche a quelli che sono i piani di efficienza, valutazione per obiettivi, per parametri delle governance regionali. Il piano nazionale esiti che è stato presentato qui oggi è molto importante perché è uno strumento di valutazione insieme ai bilanci e insieme anche alla, diciamo, a una gestione dei bilanci delle aziende sempre più trasparente e sempre più complessa, anche per esempio utilizzando nuovi DRG e portando a continua manutenzione quelli che sono oggi i sistemi di valutazione. Avremo operativo a breve i costi standard, quindi diciamo, ci sono degli strumenti per controllare la spesa e puntare maggiormente sulla qualità del servizio, che è quello che vogliono poi i cittadini. Da oggi è attivo il numero gratuito 1500 per l'allerta caldo. Il servizio offerto dal Ministero della Salute sarà operativo tutti i giorni dalle 8 alle 18 e fornirà informazioni sui bollettini e allarme meteo, consigli su come difendersi dal caldo e indicazioni sui servizi e sui numeri verdi attivati dalle regioni e dai comuni. Particolare attenzione è dedicata alla terza età. Sul sito si può consultare un vademecum per i cittadini e degli opuscoli per operatori sanitari e chi assiste agli anziani. In Italia i malati di tumori vivono più a lungo rispetto alla media europea. Un uomo su due e una donna su tre verranno colpiti da un cancro. Le stime sono da allarme sociale, ma in Italia i pazienti oncologici hanno una vita più lunga rispetto alla media europea. In base ai dati diffusi alla presentazione della Fondazione Insieme contro il Cancro, a 5 anni dalla diagnosi supera la malattia il 52% degli italiani rispetto al 46% degli europei, percentuali che nelle donne toccano quota 60% nel nostro paese contro il 58% dell'Unione Europea. In Italia sono 2.250.000 le persone a cui è stato diagnosticato il cancro e di queste più di 1 milione è guarita. Resta l'allarme sociale. Ogni giorno ci sono 1.000 nuove diagnosi di tumore con ricadute concrete per l'economia e la produttività. Il 33% delle disabilità riconosciute ogni anno dall'INPS riguarda i pazienti oncologici. Spesa clinica e perdita di produttività incidono per 8 miliardi di euro l'anno, lo 0,6% del PIL. Screening precoci, terapie avanzate e riabilitazioni adeguate sono fondamentali per combattere i tumori. Per gli esperti della Fondazione Insieme contro il Cancro, in Italia si ottengono risultati migliori ad altri paesi, nonostante si investano meno risorse in prevenzione, con programmi di sensibilizzazione
lesioni marginali e dall'impatto limitato. Serve però una maggiore attenzione alla diagnosi precoce e alla promozione dei corretti stili di vita, ma anche alla difesa dei diritti dei malati. Per il presidente della Fondazione Francesco Cognetti è possibile ridurre del 30% il rischio di malattia con una vita sana. Le regole da seguire sono: mangiare correttamente, non fumare, praticare esercizio fisico regolarmente, bere alcolici con grande moderazione ed esporsi al sole con attenzione. Domenica è la giornata mondiale dell'epatite. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è urgente un accesso universale alle vaccinazioni, allo screening e alla terapia antivirale. A causa di questa malattia muoiono quasi 1,5 milioni di persone all'anno. Alcuni dei virus dell'epatite, in particolare i tipi B e C, possono portare a malattie croniche e debilitanti come il cancro al fegato e la cirrosi. L'epatite virale è considerata un'epidemia silenziosa perché la maggior parte delle persone non si rende conto di essere infetta. Questa era l'ultima notizia. Prossima edizione lunedì alle 18:50. Buon fine settimana!